TG Express di oggi. Allarme incendi, codice arancione ad Alghero. Dal 6 novembre due aerei Blue Air faranno base in città. Il mondo rurale della discordia, borgate in contrapposizione. Basket, questa sera si presenta la Mercede femminile. Calcio, l'Estudiantes si ritira dal girone degli algheresi. Ora sigla e poi iniziamo con l'Alghero TG Express. Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita Humidor e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Allarme incendi, codice arancione ad Alghero. La Direzione Generale della Protezione Civile ha emanato il bollettino di previsione di pericolo incendi per oggi. Pericolo alto con attenzione rinforzata nelle zone della Riviera del Corallo, della Gallura e del sud dell'isola. Da lunedì 6 novembre due aerei della Blue Air faranno base nell'aeroporto di Alghero e a marzo se ne aggiungerà un terzo. Questo quanto annunciato da Mauro Bolla, country manager della compagnia romena, in vista della continuità territoriale che dovrebbe scattare il mese prossimo. Previsti per l'inverno 3 voli giornalieri per Roma e Fiumicino e 2 per Milano Linate, mentre la frequenza dovrebbe crescere in estate. Il mondo rurale della discordia, le parti politiche discutono e le borgate non sono da meno. Pollice verso da parte dei comitati di borgata di Guardia Grande e Maristella che lamentano ritardi nell'approvazione del piano di conservazione e valorizzazione della bonifica e mancanze politiche, mentre Sassegada, Tanca Farrà, risponde presente. E questa sera alle 18 al Blau Sky Bar dell'Hotel Catalunya la Mercede presenterà l'organigramma, la squadra che disputa il campionato nazionale di Serie A di pallacanestro femminile e le squadre giovanili a stampa e tifosi. Tutti sono invitati. Ora diamo la linea alla regia e poi torniamo qui in diretta dagli studi di Radio Onda Stereo. La mozzarella di bufala. Se è nobile, è meglio. Farinelli Fresco Market. Il girone L del campionato di seconda categoria, quello che vede in lizza 1945 Alghero, Audax Algherese, Maristella e Treseligir e che inizia domenica, ha registrato la defezione delle Estudiantes. Così le squadre in gara si riducono da 16 a 15 e quindi anche un turno a turno, una compagine effettuerà un turno di riposo. Il TG di oggi si conclude qui. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!